Sera sceso dell'aria un soffio d'errore. Buongiorno a tutti, per il terzo buongiorno in luogo di Asima, noi siamo nell'isola di Viumurbo, di qui che di un 1808 più di 160 paesani sono stati arrestati e inviati per la maggior parte in continenti, sono accusati all'epoca di parecchi fatti di ribellione. Allora siamo con Charles Bartoli, che è uno dei primi a aver parlato di questa storia, di originario del paese accanto, Sangaino di Viumurbo. Allora, prima di parlare della storia stessa, possiamo rammentare il contesto storico dell'epoca? E un giorno che ha smentegato che Napoleone aveva messo a corsa capore regge, già. E dopo era giunto Marbeuf. E con Sionville, che era il suo aiutante di Charadio, avevano deciso di devastare tutti, di cacciare tutti i pastori da campagna e di devastare i paesi. Ma a solito erano in campagna, c'erano gli animali, c'erano i suoi capanni, e non erano mica a casa un paese. E avevano deciso di Vadiguna in corte a discutere con il governatore e soprattutto c'era una piccola truppa di militari francesi che l'accompagnavano e quando li sono giunti nella strada di Bojo Parcuda verso corte il comandante della piccola brigata l'ha fatto mettere davanti, ha fatto suonare la musica perché non si sentisse e ha barato un fuoco, ha fatto, non c'era più che morte nella strada. Rese null'erme senza de medraimanti, in corretti acconti e malagno ma strada l'inganno rincia su bastu rame d'una drappola infame. Dicono da 70 a 100 pastori che erano stati tombi. Dunque di un contesto generale di... Dunque c'era una scontentezza, c'era un paese come l'Isolaccio, 70 persone, dunque questa storia di Napoleone, a Gorsega Borreleggi, tutti questa parte, poi sta a fare in Fiumorbo, non era mica ben visto. Allora, Jean-François Vinciguerra, voi siete presidente di l'associazione Memoria di Fiumorbo, che si batte giustamente per far conoscere questa storia di deportati. Allora, come ha principiato questa storia di deportati di Isolaccio? Dirà su contesto qui, fino a Evati, che due hanno cacciato il grado di giudice di udito di giudice di pace a Martinetti, a Don Giulio Martinetti, e dicono che questo Martinetti se ne sarebbe morto di Gribagore, diremmo. E avrebbero attaccato la gendarmeria di Brunello, un gazernamento a nome di Don Giulio Martinetti. Dunque, la storia, più la storia, Bartaria di qui è morta. Quando è giunta alla rete, a Volsudo fa un esempio, a Volsudo che i nomi di voi sono detti, di quelli che hanno fatto questo malfatto. Dunque, come ero all'epoca a Valentini, avrei dato i nomi di persone, se osetti, che hanno fatto questo malfatto, dicendo, andavano a fare un appello, ma questi qui non ci saranno mica, il dito li mette alla macchia. E quando sono giunti i truppi francesi all'isolaccio, hanno convocato tutta la popolazione, e hanno deportato a tutto il mondo, per fare un esempio. Allora, hanno messo i paesani qui, in Agapere. C'è stato un appello nominativo, dice che entrano per aborta qui, e scendono per aborta di Ganto, dando a mano a Vuna, dicono, gli altri due bardui. E così Charles, mi va. E poi facevano sorta, due a due, uno per uno, e l'arrestavano quando era sorta. E 167 soprattutto ombre. Come si passa dopo? Innamora tutti o cerca una voglia? Soprattutto gli undi. Erano mezzi nudi, perché eravamo d'estate e facevo caldo. Di novembre avevano sempre le stesse bagne. E sono morti poco a poco. E dopo ne è fermato qualcuno che gli erano impiegati le proprietà dei contorni. Zappavano a terra, facevano ciò che sapevano fare. Ma qui a Sant'Arino non è voltato manco. No, qui non abbiamo mica. Diranno interditi, certo? Hanno provato di. Sono morti in esilio. 160 e più non sarei un sfilo nuda più e non torna mai più. Si sospende, sorrise, andate sopra.
Isabel Cervetti, salute. Voi siete da qui, da Zangavini, fino a Murbach. Perché è importante di impegnarsi in delle relazioni di memoria di Vimurbo e di fare questo monumento di morti? Allora, un prima fare è dire importante perché la storia di Vimurbo, di Silogi qui, anche da Trilogi in Corsica, non è mica conosciuta, ma poche mica. Ne conosciuta poche amiche. I giovani non conoscevano mica questa storia di portati e oggi mi pare che la Cisia una presa di coscienza non ha la storia di Agursiga. Per esempio voi, Jean-François, siete isolati. Il fatto di portati isolati, l'avete imparato in casa o più tardi? Io l'ho imparato più tardi, l'ho imparato grazie a gente come Charles Bartoli e soprattutto alla sua memoria che è stata creata nel 1992. Dunque, eravamo idee, eravamo sempre. Cioè, di che senti che hanno creato la soggia, avevano di nuovo la premura di dare i giorni a Contadelli, che non fossimo qui di noi, che non conoscessimo la nostra storia, e di un scopo che non continuiamo, verso con Isabelle ed altri, a perpetuare. In quanto a noi ci ritroviamo domani a due passi di qui. In un paese di Prunile di Vimurbo e parleremo della storia della guerra di Vimurbo con due passionati di questo evento.